A cavallo della sentenza, no? Dei 15 punti, voi avete avuto una reazione immediata, poi un momento magari di difficoltà, poi mi spieghi cosa è successo, come siete riusciti a rimotivarvi, cioè a trovare un indirizzo in una situazione obiettivamente difficile? Beh, questa situazione ci ha unito molto e l'abbiamo dimostrato con i fatti sul campo. Mi ricordo come fosse oggi, il giorno della sentenza, ormai non ce l'abbiamo tutti, la chat WhatsApp, abbiamo cominciato a parlare e il giorno dopo ci siamo visti nello spogliatoio e i più grandi abbiamo iniziato a parlare e ci siamo detti un po' quello che avremmo dovuto fare per affrontare questo momento qui, e credo che in quel caso le parole che ci siamo detti le abbiamo dato vita, perché l'abbiamo dimostrato giornalmente, non solo durante le partite ma anche con gli atteggiamenti e il modo di allenarci, non che non ci fosse prima, però questo momento qui, questo momento di crisi tra virgolette, invece che farci abbattere l'abbiamo utilizzato come insomma energia per farci superare e migliorare questo momento. Ma adesso la guardate la classifica oppure no? O avete cominciato a riguardarla anche per state riavvicinando? No, ma noi l'abbiamo sempre guardata con quello che abbiamo fatto sul campo, perché alla fine per noi insomma sportivi, ma per tutti, per qualsiasi tipo di lavoro, tu lavori, fatichi, ti alleni per raggiungere un risultato, e quello che per noi è il risultato è vincere la domenica. Quindi è ovvio, questa sentenza c'è, non possiamo far finta di niente, ma per noi i punti che abbiamo attualmente sono quelli che ci mettono al secondo posto. Secondo te cosa non ha funzionato invece in Champions League, che è un po' diciamo il punto più buio forse della stagione, no? L'andamento in Champions League, quello che vi ha deluso di più, immagino? Sì, siamo stati forse un po' superficiali, soprattutto ad affrontare una squadra forte come il Benfica, e non si può tornare indietro, però come momento di crisi della realizzazione abbiamo trovato il modo di migliorarci, dobbiamo utilizzare le sconfitte, i successi per cercare di capire dove migliorare e in futuro rendere quello un successo. Grazie a Mattia Perin.